Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Violetto. Nello scorso episodio abbiamo fatto un botto di roba. Siamo partiti dal faro del sentiero Dosilla. Siamo arrivati a Platea Orientale. Siamo arrivati poi a Mesapoli e niente, qui abbiamo fatto la conoscenza del Team Star e della cristallizzazione. Mamma mia quanta roba. Comunque, si dovrebbe notare qualcosa, vero? Eh sì. Ah, indovinate un po', è successo di nuovo. Allora, prima di tutto, prima di iniziare il video, perché è tipo l'ottava volta che ci provo, ho fatto il dono segreto. Andando su Poképortale e andando nella sezione dono segreto, si ottiene Pikachu. Mannaggia. E questo Pikachu, piccola cosa, è abbastanza buono visto che altera tipo volante e soprattutto conosce volo. Intanto sì, anche queste altre mosse che si possono far imparare tramite gestione mosse. Ma volo ha già una potenza di 90. Noi abbiamo già una mossa così devastante. Mamma mia. È uscito abbastanza buono di natura neutra, quindi ok. Comunque, ho anche utilizzato il bonus. Il codice del pre-order. E ho ottenuto, se mi ricordo, delle Chic Ball. 10 Chic Ball e dovrebbe essere una calmanella. Utilissima per Azuril. E direi di dargliela tanto per. Intanto... no, è dai. Miracle Seme a lui. E Calmanella a Azuril. Così facendo aumenterà molto velocemente di amicizia. Comunque, direi di iniziare subito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E oggi andremo a scuola. Accademia Uva, Mesapoli. Mamma mia quanto sono infuriato. E lo volete sapere il motivo del perché ho dovuto fare una intro del genere? Perché non mi si è attivata la registrazione. Mannaggia. Ok, è bella grande sembra l'accademia. E comunque sì, si dovrebbe notare. Ho cambiato i vestiti premendo sinistra. Premendo sinistra si possono cambiare un bel po' di cose, praticamente tutti i cosi. Vuoi confermare questo look e passare alla personalizzazione del viso? Sì. Ah, lo posso anche modificare da qua. Benissimo, però qui si può modificare solo il viso, non i capelli, mi raccomando. Posso togliere il cappello? Non sembra, ok. Eccoci qua, Dreamer. Benvenuto all'Accademia Uva. Questo è l'atrio della scuola. Da qui si possono raggiungere le varie strutture dell'Accademia e nella segreteria alle mie spalle puoi iscriverti a una miriade di corsi diversi. Bello spazio questo atrio, eh? Peccato che il regolamento proibisca di farci delle lotte. Secondo me sarebbe il posto perfetto. Altro che... Carissimi Dreamer e Nemi, benvenuti! Spero che non abbiate avuto problemi lungo la, strada per l'Accademia. È stata una faticaccia. Faticaccia? Ah, già. Già immagino il percorso tortuoso che le, avrà fatto fare la nostra Nemi. Beh, in fondo è anche questo... È anche per questo che Nemi è la rappresentante degli studenti, nonché un'allenatrice di rango campione. Grazie infinite per aver, accompagnato il nostro nuovo studente. Ma si figuri, è a questo che servono gli amici, dico bene, Dreamer? Ah, a proposito, signor preside,
Abbiamo incontrato il team Star prima. Perbacco, dove? In fondo alla scalinata della scuola. Stavano infastidendo una ragazzina con uno zaino a forma di Ivy. Un incidente alquanto allarmante, direi. Sono ancora lì? No, Dreamer gli ha dato una bella ripassata e vedesse come sono scappati. Oi oi oi. Mio giovane Dreamer. Aiutare un'altra studentessa è senz'altro una bella cosa, ma preferirei che adottasse un approccio un po' meno diretto. Si ricordi che oggi è il suo primo giorno? Quanto a lei, Nemi, se dovessero ripetersi incidenti simili, la prego di rivolgersi a un insegnante. Effettivamente non ha tutti i torti. Una ragazzina con uno zaino a forma di Ivy. Suppongo si tratti di Penny. Mi fa piacere che sia arrivata a scuola sana e salva. Posso chiederle un favore, Nemi? Informi il professor Zim della disputa con il Team Star. È lui il referente della vostra classe. Ricevuto, sarà fatto. Ah, ma come vola il tempo. Stanno per iniziare le lezioni. Andate in classe da bravi. Noi siamo alla prima A, Dreamer. Seguimi, ti faccio vedere dov'è. Ma che problemi hanno quelli là in fondo? Cioè, vanno tipo a 3 frame, mamma mia. Buongiorno, professor Zim. Buongiorno a voi, miei cari studenti. Oggi ho una bella novità per voi. Volete sapere di che si tratta? Sì, sì, ci dica tutto. Immagino che avrei dovuto parlarvene prima. Vabbè, il succo della questione è che da oggi in classe ci sarà una persona in più. Oh, chi sarà? Chissà che tipo è. Entra pure, su. Ti andrebbe di presentarti alla classe? Piacere, io sono Dreamer. Che entusiasmo, pare proprio un tipo simpatico. Sembra proprio che gli altri studenti non vedano l'ora di conoscerti meglio, Dreamer. Volete conoscere qualcosa del vostro nuovo compagno di classe? Io, posso fare io una domanda? Cosa ti piace fare con i Pokémon? Lottare, catturarne tanti diversi, coccolarli... Ok. Tutto! Ma dai, la pensiamo uguale, grande! Qualcun altro vuole fare una domanda? Io, posso? Vorrei sapere come mai hai deciso di studiare in questa accademia. Quali sono i tuoi piani per il futuro? Ti capisco benissimo. Ci sono fin troppe possibilità. Decidere è un gran problema. Cioè, ma se te volevi diventare... Vabbè. Grazie mille per averci raccontato qualcosa di te, Dreamer. A proposito, io sono Zim. Insegno biologia, ok? E sono il referente di questa classe. Ora vai pure a sederti lì, al secondo banco. Beh, miei cari studenti, spero che vorrete dare un caloroso benvenuto al nostro nuovo amico. Certamente, professore. Ora puoi esplorare l'accademia a piacimento. Ok, va bene. Puoi frequentare le lezioni di biologia, di matematica e lezioni di lotta.
Posso uscire? C'è una destinazione? No! Mannaggia, perché? Cioè, potevamo muoverci in maniera sistematica, cioè, fare piani piani... No, sarebbe stato fighissimo. Vabbè. Mensa scolastica e sala professori. Mensa. Ok, non si stava muovendo, ero in panico. Di qua. Ti fanno studiare sodo, eh? Cosa prendi di bello oggi? Ah, panini, ok. Ma io non so a cosa servono questi panini. Cioè, a cosa servono? Cioè, panino al burro di arachidi. Cioè, la baguette col burro di arachidi. Cioè, mamma mia. Va bene. Un rotomo in un forno. Ok. Pepe. E sale. No, quella è un'altra battuta. Ehi, chi si rivede? Ti ricordi di me, no? Sì, sei quello del faro. E certo che te ne ricordi. A te non sfugge mai niente di niente. Non serve che ti presenti. Tu sei Dreamer. Sei sempre insieme alla rappresentante degli studenti, no? A scuola parlano tutti di te. Wow, di già? Non avrei nessuna voglia di venire a scuola, ma ho deciso di farci una capatina apposta per conoscere te, la nostra nuova celebrità. Mamma mia! Visto che sei forte, non è che potresti aiutarmi a realizzare una ideuccia che ho in me, che ho in testa? Che ideuccia? Sei curioso, eh? Muori dalla voglia di sapere cosa voglio fare, vero? Beh, forse ti sembrerà strano, ma mi piacciono molto i picnic e in cucina so il fatto mio. Ora sto studiando i cibi salutari, quelli adatti a rimettere in sesto i Pokémon. In un libro che ho trovato qualche tempo fa c'è un capitolo su certi ingredienti speciali. Si chiamano spezie nascoste e possono rimettere subito in forza i Pokémon che le mangiano. Ci sono 5 tipi di spezie nascoste. Una volta in polvere ne basta un pizzico per compensare le carenze nutritive, migliorare la circolazione, prevenire l'invecchiamento e aumentare le difese immunitarie. E la la la! Sono ingredienti veramente rarissimi, che si trovano solo qui a Paldea. Però non è semplice procurarsele, perché sono difese dai Pokémon dominanti. Ok? I Pokémon dominanti sono... Tipo così, forse. I mostri dell'Area Zero. L'Area Zero è abitata da misteriosi Pokémon. Proseguendo nella nostra discesa, iniziamo a imbatterci in delle piccole, crudeli creature che si stenterebbe a definire Pokémon. Un loro assalto causò gravi ferite a un membro della spedizione, costringendoci temporaneamente alla ritirata. Donphan? Ok. I mostri dell'Area Zero. Ok, non cambia nulla. Immagine fotografata per caso da un membro della spedizione. La creatura ricorda un Pokémon noto come Donphan. E quell'altro che era, scusa. Vabbè. Caratteristiche. Quali la costituzione fisica e il modo in cui si sposta fanno pensare a una specie nettamente diversa.
ha proprio la forma di un solco lasciato da una ruota di ferro. Vorrei andare a cercarle, ma non me la cavo. Ma non me la cavo troppo bene con le lotte di Pokémon. Non ho nemmeno amici con Pokémon forti. E mi secca chiedere alla rappresentante degli studenti. Però ci sei tu. Saresti disposto a darmi una mano? Va bene. Ah, aspetta. Non c'è bisogno di rispondere subito. Per il momento ti registro sull'app mappa i posti in cui potrebbero trovarsi i Pokémon dominanti. Ah, ok. Le tane dei dominanti sono state registrate sull'app mappa. Ok, dominante dei cieli, dominante dei sismi, dominante dell'inganno, dominante del sottosuolo e dominante delle scoglie. Delle scogliere. Wow, però quanto sono... Cioè, il più vicino è quello di tipo roccia. Delle scogliere. Ok. Il sentiero leggendario. Ti spiegherò meglio un'altra volta, ok? Tieni questo come simbolo della nostra intesa. Tu intanto pensaci. Ciao! Che mi rubi l'altro? Dreamer? Ho hackerato il tuo tele... Ma che c'è? Vabbè. Scusa, hai pure un Rotom all'interno. Il Rotom dovrebbe fare da antivirus. Cioè, vabbè. Ho hackerato il tuo telefono per chiamarti. Chi parla? Mi chiamo Cassiopea, ok? Ti conosco. Sei un allenatore promettente. Viste le tue capacità, ho una richiesta da farti. Dreamer, conosci il Team Star? Preside? Sì? Bene, allora veniamo al dunque. Il Team Star è stato formato da alcuni studenti dell'Accademia. Oh, uno Zorua! Ok, è quel che si dice una banda di teppisti. I suoi membri degradano la scuola e causano problemi a chi hanno intorno. Non posso lasciarli agire indisturbati. Ho pensato a un piano per sciogliere il Team Star e ridurlo in polvere di stelle. L'operazione Stardust. Per portarla a termine ho bisogno di allievi. E voglio il tuo aiuto. Accetti? Ok. Hai tempo per rispondere. Più avanti ti darò altre informazioni. Per oggi è tutto. Giovane Dreamer. Cerchi di usare un tono di voce leggermente più basso quando fa delle telefonate all'interno della scuola, gentilmente. Farò più attenzione. Sa, c'è il rischio che qualcuno possa sentire le sue preziose informazioni personali. Al giorno d'oggi la prudenza non è mai troppa, ahimè. Arrivederci. Il Team Star. Otto su 10 è il preside. Allora, c'era da andare? No. Io dovevo andare nella classe.
Cioè, nella classe dovevo andare nell'altra sala. Cioè, c'erano due sale. Intanto, cioè, un attimo, piccolo test. Ah, ecco, da qui, ok. La sala professori. Allora conto sul tuo aiuto, campionessa Nemi. Mi scusi? Grazie di aver accettato di occuparti della cosa al posto mio. Nessun problema, anzi è un onore. Grazie ancora, è stato un piacere. Oh, chiedo scusa. Ah, ciao Dreamer. Chi era quella? Impossibile non notarla, vero? È la super campionessa. È forte, carismatica e davvero tosta. Insomma, tutto quello che vorrei essere anch'io. E non solo io, tutti gli allenatori vorrebbero essere come lei. Ad ogni modo, tornando alla domanda che ti ho fatto prima in classe. Mi hai risposto che non sai ancora cosa vuoi fare, giusto? In questo caso, perché non provi a raggiungere anche tu il rango campione? Ok. Oh wow, non ci vuole molto a convincerti, vero? Vedo. Lascia comunque che ti spieghi di che si tratta. Il rango campione è il livello dei professionisti delle lotte Pokémon. Di quegli allenatori che affascinano il pubblico lottando con Pokémon super allenati e fortissimi. Si può ottenere solo dimostrando il proprio valore alla Lega Pokémon. Per raggiungere il rango campione non basta andare a lezione. Bisogna sconfiggere 8 capi palestra e ottenere le loro medaglie. A quel punto si ha diritto di fare un test speciale, l'esame dei campioni. Solo passando quel test si ottiene ufficialmente il rango campione. È un grandissimo onore ottenere questo titolo, il sogno di tutti gli allenatori di Pokémon. Non lo dico per vantarmi, eh? Io ho raggiunto il rango campione durante la scorsa ricerca di tesori? Ah, immagino che tu non sappia ancora cos'è. È un'attività extracurricolare speciale. Dovrebbe cominciare tra poco. L'ultima volta l'abbiamo fatta subito dopo l'inizio dei corsi. È divertentissima. In pratica si va all'avventura fuori dalla scuola e si impara per conto proprio. A pensarci, è stata un'esperienza davvero preziosa. Un vero e proprio tesoro. Sono convinta che se la rifacessi assieme a te, Dreamer, potrei diventare ancora più forte. Ad ogni modo, lascia che registri la posizione delle palestre sulla tua app mappa. Ok. La più vicina è palestra di Moldulcia. Di Moldulcia. Ok. Poi palestra di Las Brasas. Palestra di Los Tazones. Palestra di Laedapoli. No, di Ledapoli. Vabbè. Garafopoli. Ma come si legge? Garrafopoli. Vabbè.
Mesturia, Sierra Napada e Neveria. Ok? Il cammino dei campioni. Pensaci, ok? Si prega la matricola Dreamer di recarsi immediatamente in presidenza. Ripeto. Si prega la matricola Dreamer di recarsi immediatamente in presidenza. E che ho combinato, uffa! La ringrazio per essere venuto, Dreamer. Allora, si trova bene qui all'Accademia Uva? Al momento. Bene, mi fa davvero molto piacere. In ogni caso, forse si chiederà come mai non le abbia parlato prima in mensa, invece di chiamarla qui in presidenza. È presto detto. C'è un mio caro collega che vorrebbe parlarle di una cosa molto importante. No, non serve guardarsi attorno. Non si trova qui. Non si trova in questa stanza. Mi dia un attimo per connettermi. Hello Dreamer, piacere di conoscerti. Il mio nome è Turman. È Turum. E mi occupo di fare ricerche sui Pokémon nell'area zero, ovvero nelle profondità della voragine di Paldea. Lui è un ex studente del nostro istituto, nonché un eccellente professore Pokémon. Andrò dritto al sodo. Dreamer, numero di matricola 805C393. Hai con te un singolare Pokémon che si chiama Miraidon, è corretto? Sì? Ti ringrazio per essere stato sincero con me. In ogni caso non temere, non intendo farti il terzo grado, anzi, mi serve il tuo aiuto. Cosa posso fare? Da quanto tempo non ci vediamo? Sono contento di vederti in salute. Devi sapere che Miraidon era sotto la mia responsabilità. Anche la Pokéball originariamente era mia. Anche la Pokéball originariamente era mia. L'hai ricevuta da un ragazzo di nome Pepe, vero? Ora come ora, però, non sono più in grado di badare a quel Pokémon. Per questo mi rivolgo a te. Vorrei che continuassi a prenderti cura di Miraidon. Che ne dici? Sì! Te ne sono davvero grato. Miraidon ora è molto indebolito e ha perso il suo potenziale combattivo. Può assumere la forma cavalcatura ottimizzata per il movimento, ma avrà bisogno di tempo per recuperare tutte le capacità che possedeva. Ok? Ora fammi registrare il mio contatto sul tuo Smart Rotom. Ti contatterò regolarmente per vedere come vanno le cose.
Arrivederci! Che questo Pokémon provenga dall'area zero? Possibile che Turum ci sia riuscito? In ogni caso, mi sembra che il professore le abbia assegnato un incarico alquanto importante. Si ricordi che l'Accademia sarà sempre disposta ad aiutarla in qualsiasi momento. Spero che si diverta qui da noi, assieme al suo nuovo compagno Miraidon. Ah, è pro... What? E io che pensavo, mamma mia, ci hanno già dato il leggendario. Ah, che fregatura. Ehi là, è permesso? Ah, eccoti. Eccoti, Dreamer. Non fai in tempo ad arrivare e già sei finito dal preside? Ma che hai combinato? Scherzo, scherzo. Il professor Zim mi ha chiesto di mostrarti il dormitorio. Sei pronto a vedere la tua stanzetta personale? Andiamo, dai! Tadan! Ecco qui il tuo nuovo quartier generale. A dire il vero, è nuovo anche per me. Beh, comunque immagino che sarai stanco dopo il tuo primo giorno di scuola. Perché non ti fai una bella dormita? Dormire è essenziale per rimettere in forza i Pokémon, eppure i loro allenatori. Beh, allora buon riposo, eh? Ci vediamo domani. E che sia un giorno pieno di lotte. Ciao ciao! Ok, cioè posso fare qualcosa? Ok, cucina personale, cioè mamma mia. Ok. Qua non si può fare niente. E vabbè, dormiamo. La tua nuova vita in accademia sta per iniziare. Vuoi andare a dormire per ricaricarti? Ok.